Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Un Corno. Io sono il rinoceronte di Orgoglio Nerd e oggi parleremo di mostre e incontri. Allora, l'altro ieri sono stata un'ottima mostra a cui vi consiglio di andare a Milano, a Palazzo Reale. Mi riferisco a quella dedicata a Van Gogh, L'uomo e la terra. È una mostra tutta dedicata appunto al pittore, ma più precisamente ai suoi disegni che hanno a che fare, le sue opere che hanno a che fare con l'agricoltura, con il cibo, con i prodotti della terra, appunto. A me personalmente è piaciuta molto. Ogni tanto l'illuminazione delle opere è deficita un pochino, però assolutamente godibile e di alto livello. È a Palazzo Reale, e rimarrà fino all'8 ottobre, quindi avete ancora tempo. Ho visto uno dei miei delle mie opere preferite di Van Gogh, che è I Mangiatori di Patate. Esistono varie versioni e anche una litografia. Lì è esposta la litografia, vi consiglio di andarla a vedere perché è emozionante. Tra i suoi dipinti più famosi ci sono anche i covoni e la luna che sorge. Covoni di paglia con luna che sorge, che anche quello lascia senza fiato. Appena finita la mostra, ovviamente, come sempre, c'è il negozio di souvenir, non ho potuto fare a meno di comprare questo souvenir di dubbio gusto, l'orecchio di Van Gogh, che ovviamente non se l'è tagliato tutto, è una leggenda metropolitana, si è solo deturpato un pochino il lobo. E vabbè, comunque, volevo, poi era viola, si intona con la camicia. L'altra mostra della quale vi voglio parlare è una mostra dedicata al Signore degli Anelli, che si terrà sempre a Milano, al Museo del Fumetto. Troverete il link a tutte le mostre di cui vi sto parlando anche nella descrizione del video. E questa mostra inizia il 24, questo sabato. Ci saremo anche noi di Orgoglio Nerd, non personalmente io, ma troverete qualcun altro. Perché abbiamo anche noi dato una mano alla divulgazione della mostra, insomma, siamo partner del museo. Oltre ai ragazzi del museo sono anche coinvolte la società tolkieniana, il museo Fermo Immagine, del poster sempre di Milano, quindi gente che ne sa. Vi consiglio di farci un salto perché è una mostra molto interessante. L'ultimo incontro del quale voglio parlare è un incontro di Orgoglio Nerd, sempre il sabato. Aspettate che leggo perché ho poca memoria e sono vecchio. Saremo a Reggio Emilia il 24, quindi sabato, come vi ho già detto, alla Fumetteria Games Academy, via Filippo Re, numero 21, alle ore 15:30 ci sarò io. E presenteremo l'occhio del rinoceronte e l'altro occhio del rinoceronte per Bidi Edizioni. Vi aspetto, venite a trovarmi. Che altro dire? Avrò il mio orecchio con me, spero di vedervi. Tutti i dettagli, come vi ho già detto, sono nella descrizione del video. E a presto, quindi ci vediamo fra 2 giorni. Per un corno è tutto e alla prossima puntata. Ciao ragazzi. Ciao.